Chi ama la montagna, quando cammina lungo un sentiero in quota o nel fondovalle, facile o difficile che sia, va sempre un po' alla ricerca di se stesso. Si mette alla prova un poco alla volta, cerca di scoprire qualcosa di sé che ancora non conosce. E quando questo cammino lo si percorre insieme ad altre 20 persone, ecco che non trovi soltanto una parte di te, ma anche gli altri. E la cosa bella è che in montagna, quasi sempre, anzi direi sempre, trovi il vero dei tuoi compagni di viaggio. Torni a casa soddisfatto, sereno, felice di riabbracciare i tuoi cari che non vedi da alcuni giorni, ma anche con la gioia di avere 20 nuovi amici nello zaino. Sono quelli della quinta edizione di In viaggio sulle Orobie. Abbiamo camminato e faticato per 4 giorni lungo la dorsale orobica lecchese, dalla Valgerola in Valtellina ad Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo. Un tracciato antico che oggi si vuole riscoprire grazie anche a questi coraggiosi viaggiatori camminatori che, fatti incontrare dalla rivista Orobie, hanno scelto ancor prima di percorrerlo, di viverlo a fondo, di conoscerlo in ogni suo angolo. Il primo giorno è stato quello della conoscenza, dal piccolo borgo di Laveggiolo in Valgerola fino al rifugio Falca, sotto il Pizzo dei Tre Signori, con il Pizzo di Trona e il Lago Inferno a fare da guardiani. Il secondo giorno è stato quello della condivisione, 25 km fino ai piani di Bobbio, raccontandosi le proprie esperienze di vita. Non ci sono filtri, la montagna ti sprona a essere quello che sei, davvero, fino in fondo, e a raccontarlo e a condividerlo con gli altri. Attorno a noi panorami da perdere il fiato, vette imbiancate da nevi perenni, laghi alpini, i resti della linea di difesa della frontiera nord, vallate nelle quali le genti della Lombardia hanno scritto la storia del territorio, come quella mineraria, gli alpeggi più estesi e importanti della nostra regione e tanto altro ancora. Il terzo giorno è invece stato quello dell'amicizia, sì, perché percepisci che le persone con le quali stai condividendo cammino e fatiche sono sincere. La montagna invita a presentarsi agli altri come si è, non si può fare altrimenti in un ambiente che, pur benevolo, richiede attenzione. E così, dalle pareti dolomitiche dello Zuccone Campelli che sovrastano i piani di Bobbio con il rifugio Lecco e il rifugio Ratticassin, in una giornata siamo arrivati al rifugio Resegone, sotto la montagna del Manzoni. È l'alba del quarto giorno, ci attende l'ultimo tratto, altri 20 km fino alla pianura che si apre, vasta, sotto i nostri occhi. Sono questi i momenti della felicità, è questo il sentimento del quarto giorno. Non perché le nostre fatiche stanno per concludersi, ma perché siamo consapevoli di avere compiuto un'impresa. Non alpinistica, anche se un po' avventurosa, non da primato, anche se certamente non alla portata di tutti, ma che ci ha permesso di scoprire un'altra piccola parte di noi che non conoscevamo e altri 20 nuovi amici. È un pensare in maniera anche un po' nuova. Al passato la Dol purtroppo era finita, perché dopo un lavoro iniziale era stata abbandonata e alcune parti erano percorse ma altre non venivano più percorse. Questa nuova versione, più ridotta ma più facile, ma che per quello non è meno bella e meno affascinante, è una realtà concreta che nasce, che dovrà essere seguita, e sono davvero contento che Orobie abbia consentito questa possibilità di far conoscere questa realtà così, così bella e così nuova, e che deve portare anche un nuovo modo di pensare, perché se il modo vecchio di pensare non ha generato niente, bisogna pensare a qualcosa di nuovo, e mi sembra che siamo sul cammino del nuovo.